Buongiorno, sono Silvia Klingendrat di Trieste Belle e oggi tratteremo un aspetto di Trieste poco conosciuto con il nostro esperto, il dottor Marino Kritzmann, e lascio a lui la parola. E, dottor Kritzmann, allora si presenti. Mi chiamo Marino Kritzmann, sono nato nel 73, padre di famiglia. Sono laureato in scienze politiche e un appartenente della minoranza slovena locale. Sono un appassionato e studioso delle dinamiche elettorali. E soprattutto in questo contesto, in questo momento di elezioni, durante le elezioni, sto studiando profondamente, diciamo, come si può cambiare in meglio la società attraverso il diritto di voto. Ci spieghi allora il perché bisogna andare a votare e non astenersi al voto? Il perché è molto semplice. Essendo un esperto in dinamiche elettorali, posso affermare per certo che meno gente si presenterà alle elezioni amministrative, meno gente andrà a votare, entro le povere, più probabilità di successo hanno le solite forze politiche e i soliti politici. Perché affermo questo? Perché con un quorum, diciamo, del 50%, le persone, i partiti politici molto forti hanno molte più probabilità di vincere e di affermare i propri interessi. Quindi lei mi sta dicendo, se ho ben capito, che meno gente va al voto, più piccolo sarà il quorum e più probabilità hanno di vincere i soliti politici, escludendo così le piccole forze politiche popolari, giusto? Assolutamente sì, è giusto il ragionamento. Se esempio noi andiamo a vedere 5 anni indietro, i partiti politici tradizionali con addirittura il 30% di elettorato attivo, cioè che la gente si è presentata alle urne, i partiti, quelli più forti, hanno ottenuto una maggioranza plebiscitaria. In merito anche alla tematica dell'esperto di dinamiche elettorali, volevo aggiungere che i partiti tradizionali di governo hanno una base elettorale numericamente fissa, cioè che varia come forza elettorale in base al numero di persone che vanno alle urne. In termini semplicistici vuol dire che meno persone vanno al voto, più è forte questa base elettorale. E il contrario, più persone si presentano a voto, meno forte è la base elettorale di questi partiti di governo.